Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del mese di marzo. Allora, parto subito perché i prodotti sono un bel po'. Li avevo già messi dentro questa busta qua, la solita arancione, però li ho tolti proprio perché praticamente sono un bel po' e ve li ho cercato di dividerveli per categorie. Allora, parto subito con il make-up che ho solamente due prodotti. Allora, il primo è questo Avon Super Shock, praticamente è il gel eyeliner ed era blu e come vedete l'ho totalmente finito. Mi è piaciuto nel senso che dopo un po' era diventato veramente duro, si riusciva a prelevare male con il pennellino e quindi praticamente poi sono stata costretta tra virgolette a ce n'era rimasto un pochino a cestinarlo perché era praticamente inutilizzabile. Altro prodotto terminato, e questo è uno dei miei prodotti top, come voi sapete, è la cipria, questa qua della Color Trend, della Color Trend. Questa è la colorazione Translucent e a me piace veramente tanto. Unica pecca di chi penso su tutti i prodotti è che la cipria rimane al bordo, per utilizzarla tocca spezzarla e poi va a finire che dopo 2 o 3 giorni che la usi sei costretta a cestinarla perché praticamente è tutta sbriciolosa e ti macchi tutto. Quindi questi sono i miei 2 prodotti di make-up finiti. Passiamo adesso agli altri prodotti. Allora iniziamo con la categoria, diciamo, salviette e tovaglioli. Ho terminato, come sempre, la vacchetta, questa qua dei fazzolettini della marca Intimi, che diciamo, per quanto costano vanno più che bene. Ho poi terminato, allora, queste salviette struccanti qua della marca Valentina, che come sapete ve le ho inserite nel video top del mese di febbraio, mi sembra, giù il link nell'info box, perché praticamente mi sono veramente piaciute tanto, sono belle umide, struccano bene sia il mascara che gli ombretti che il viso, tutto quanto, e sono veramente molto pratiche per portarle in giro. Infatti ho un altro pacchettino e quello me lo tengo disponibile per portarmelo a Praga perché praticamente dentro ci sono 20 salviette e per stare via 10 giorni vanno più che bene. Ho poi finito come salviette i miei di questi qua della Feria e se devo essere sincera non mi sono piaciute un granché. Questo perché non erano belle umide. Le salviette struccanti della Feria io, come sapete, le adoro, mentre queste qui praticamente non erano molto umide e quindi diciamo non è che pulivano molto bene il prodotto, addirittura le ultime 2 salviette che c'erano rimaste in fondo si erano praticamente quasi asciugate. Quindi questo prodotto mi sa che c'era un altro pacco, ma non lo ricomprerò assolutamente perché proprio non mi sono piaciute. Per quanto riguarda i dischetti struccanti, ho finito i quadrotti, quelli della The MAC Up, che come sapete a me piacciono molto, sia perché diciamo da un lato hanno la struttura a griglia, quindi permettono di fare anche una versione scrub nel viso, e dall'altro hanno la versione normale che praticamente permettono appunto poi dopo di fare una versione peel, diciamo, del viso. Io queste salviette le adoro, a differenza magari di tante altre che ho sentito che non mi sono molto piaciute. Stesso discorso sono state per le salviette The MAC Up Duo Plus, per quelle per gli occhi. E anche queste qui mi sono piaciute veramente molto, hanno la stessa funzione di queste, cioè da un lato effetto scrub, da un lato effetto peeling, e permettono di struccare benissimo il prodotto. Passiamo parlando sempre di struccaggio, vi faccio vedere l'unico prodotto struccante che ho finito, e che è praticamente l'acqua micellare di Kiko. Io questa l'ho adorata, ve l'ho messa mi sembra anche nel video dei prodotti top di febbraio, perché mi è veramente piaciuta tantissimo. A parte l'erogatore che è comodissimo perché appunto si pompa e esce il prodotto nella quantità giusta, ma poi è un'acqua molto delicata, è delicata sia sugli occhi, è delicata sul viso, strucca molto bene e comunque diciamo per il costo che ha, che mi sembra costi 6,90 euro o 7,90 euro, insomma molto buona. Io l'ho ricomprata, lo avete visto nel mio ultimo video, link sotto, e niente, piaciuta, strapiaciutissima e niente. Passo poi alla categoria di profumi. Allora, ho terminato questo profumino qua di Sephora che era nella profumazione Peonia. Penso che non riusciate a leggere assolutamente niente. Comunque l'ho terminato, come vedete l'ho anche rotto per riuscire a prelevare tutto il prodotto che c'era dentro. Questo diciamo io lo tenevo in borsa per spruzzarmelo durante la giornata, molto buono. Avevo già provato lo scrub, il bagno schiuma eccetera, è piaciuto tantissimo. Altro prodotto che ho terminato a malincuore perché non c'è più in catalogo è il mio Fareway Exotic, che
Eccolo qui, e come potete vedere è totalmente finito. Questo poco goccino che c'è qui dentro, purtroppo quando si spruzza il profumo non esce, vedete, non esce più. Quindi praticamente il prodotto è da cestinare. Mi dispiace veramente molto, perché è molto molto buono, era uno dei miei fareway preferiti, però purtroppo tolto di produzione e quindi niente. Andrò a cercare un altro profumo. Allora, per quanto riguarda il viso, ho terminato queste tre maschere qua della Geomar. Due sono queste qua nutrienti alla pappa reale. Praticamente poi ho buttato via, insomma, la bustina, comunque va bene. E a me mi sono veramente piaciute tantissimo perché nutrono veramente molto il viso. Io mi sono ritrovata in un periodo in questo mese con la pelle molto secca, poi dal vento, poi da fattori atmosferici, insomma. E quindi tornavo a casa la sera, struccavo il viso e poi applicavo questa maschera. Unica pecca di questa maschera, come già penso vi ho già detto, è il fatto che appunto non fa lo strato duro e quindi poi va tolta, ma va a assorbirsi nella pelle e poi va rimossa con una salviettina. Quindi l'unica pecca è quella lì, perché a me piacciono le maschere che diventano dure nel viso e poi praticamente si lava il viso e si puliscono con una spugnetta. Altra maschera che ho utilizzato è questa qua, che è la maschera sempre della Geomar, esfoliante e illuminante. Questa l'ho utilizzata, mi avete visto utilizzare in un vlog, e questa l'ho utilizzata praticamente un periodo del mese che avevo le mie cose, e quindi praticamente il viso mi si era appianato un po' di impurità, quindi ho detto vado a utilizzare questo esfoliante per vedere se appunto il viso mi vanno via tutte le impurità, e devo essere sincera, è andata benissimo. Poi, altro prodotto del viso terminato è questa crema qua della Solution, l'Hydra by Onda. Questa è, vedete, è totalmente finita. Questa, diciamo, è nella versione da 50 ml, e a me, se devo essere sincera, è piaciuta molto molto molto. Unica pecca che posso dare a questa crema è che il fatto che se me l'andavo a mettere, tipo a dare così sul viso e mi toccava gli occhi, mi bruciava da morire. Quindi io non so cosa Avon abbia fatto a queste creme della Solution, perché quelle vecchie non mi creavano nessun problema neanche negli occhi. Infatti adesso sto utilizzando una crema, diciamo, vecchia che avevo qua in scorta, e quella non mi ha creato nessun tipo di problema, mentre queste creme ora mi vanno a bruciare gli occhi. Quindi non so se il problema sono i miei occhi o se hanno cambiato formulazione nelle creme e quindi c'è qualche problema. Comunque cercherò di risolvere questo misfatto. Il corpo non è che ho finito una gran quantità di prodotti. Allora, ho finito questa crema nutriente alla mandorla della Ibrochet, che a me è stra piaciuta. Ha una profumazione buonissima di mandorla, c'è una cosa indescrivibile. Appena l'ho aperto ho detto cavolo come si sente la mandorla, wow, ed è molto buona. Infatti l'ho già ordinata dalla mia amica Michelle Cosmetics, un bacio, vi lascio il link del suo canale nel box, e appena ce l'ha pronta, diciamo, me la porterà, perché a me è piaciuta molto. Tra l'altro sulla confezione c'è scritto per pelli secche, e effettivamente va a idratare moltissimo moltissimo la pelle. Ve la inserirò anche nel video top del mese di marzo, perché appunto la crema sta favolosa. Altra crema terminata per il corpo, e che diciamo è un nì, infatti la troverete anche questa nel video dei top e flop, è questo gel gambe della Stardust al Gingo Bilboa. Allora, eccolo qua. Allora, questa crema per le gambe me l'aveva regalata la mia zia. Io l'ho usata tutta, l'ho terminata, perché io, come sapete, non vivo senza la crema delle gambe. Però diciamo la metto nei nì perché è un prodotto che costa ben 25 euro e a me l'hanno regalata. Però diciamo fa lo stesso uso e la stessa funzione della crema, quella il cambiapelle di Cadei, che la pago 4 euro, oppure della crema gambe, quella dell'Equilibra, che ho comprato adesso, che costa tipo 5-6 euro. Quindi la metto nei nì proprio perché secondo me non è proporzionata la qualità al prezzo. Altri prodotti terminati sono quelli, diciamo, che utilizzo quotidianamente per fare il bagno. Passiamo agli scrub. Allora, come scrub ho terminato questo qua della Geomar, il Talasso Scrub, che è praticamente lo scrub, quello che fatto, diciamo, con i sali e gli oli. A me è piaciuto moltissimo, ve l'ho messo anche nel video top di febbraio, trovate sempre il link giù nell'info box, quindi vi consiglio di andare a vedere quel video per una recensione più accurata. Vi dico anche che lo ricomprerò sicuramente, perché mi è piaciuto molto più rispetto a quello dell'Equilibra, anche se in questo periodo preferisco non andare a utilizzare scrub. Beh,
abbastanza, diciamo, aiuto, non mi viene la parola, abbastanza forti, perché praticamente mi sono iniziata a fare le lampade, quindi ho paura che utilizzando scrub parecchio aggressivi, ecco la parola trovata, diciamo, mi porti via tutta l'abbronzatura. Infatti preferisco utilizzare questi tipi di scrub, e lo metto in questo video perché è terminato, è questo scrub della Naturals dell'Avon alla cioccolata. Allora, ha una profumazione, ragazze, strafavolosa, cioè sta veramente, veramente di cioccolata. È buonissimo, scrubba bene, però nel frattempo è delicato. Quindi se utilizzato, io lo utilizzavo praticamente prima di finire quello della Geomar, facevo una volta a settimana quella della Geomar, e quando facevo la doccia questo. Adesso ho utilizzato sempre solo questo, e devo dire la verità, mi è piaciuto veramente, veramente molto. Ve lo metterò anche questo nel video dei top di marzo, quindi diciamo, o se lo carico prima vi lascio il link giù nell'info box per, diciamo, la recensione complessa, completa. Prodotti per il bagno terminati sono abbastanza. Allora, ho terminato questo bagno schiuma di Sephora. Questo era nella profumazione fiori di cotone, e a me è piaciuto veramente molto. Unica pecca di questi bagnoschiume è che costano tipo 3,90 euro, sono da 140 ml, quindi molto piccoli, e quindi terminano molto molto presto. È un peccato perché sono molto buoni, hanno veramente delle ottime, ottime, scusate, hanno veramente delle ottime, ottime profumazioni, e ovviamente non le ricomprerò perché il prezzo è veramente eccessivo per il piccolo quantitativo di prodotto. Altro prodotto terminato, sempre per la doccia, è questo sapone nero della Planet Spa di Avon, che si chiama Turkish Thermal Balms. Allora, voi non vedrete assolutamente niente. Scusatemi, in poche parole è questo qua nero, eccolo. E come sapete io lo straadoro perché praticamente fa un effetto veramente purificante sulla pelle. Come vedete l'ho svuotato tutto per ripulirlo, perché diciamo ha un costo non molto basso, e quindi preferisco, diciamo, portarlo a termine tutto. Però veramente ne vale la candela, no? La qualità dei prodotti della Planet Spa è veramente, veramente ottima. Altro bagno doccia terminato è questo qua della Bubble Bath, nella profumazione vaniglia e fico, che è veramente buonissimo. Cioè, ragazzi, è qualcosa di super favoloso. Cioè, quando si fa la doccia, per esempio questo bagno schiuma io lo tengo nella doccia, quella generale dove si fanno la doccia mio fratello, la mia mamma, io uso la vasca, e praticamente tutte le volte che loro si fanno la doccia si sente proprio questa profumazione che esce dal bagno, e profuma veramente tutta l'aria. Un prodotto veramente, veramente ottimo. Tra l'altro, quando stanno in offerta, tipo ora, tipo in campagna mi sembra 1, stavano in offerta 2 a 10,70 euro, quindi insomma sono 2 litri di bagno schiuma a 10,70 euro, presi molto molto bene. Prodotto terminato è questo bagno doccia dell'Angelica Bio con estratto di avena, che ho comprato al CAD a offerta tipo 1,60 euro. Allora, ragazze, la profumazione è favolosa, cioè profuma proprio di pulito, è buonissimo, lo metti in vasca, fa una schiuma pazzesca, veramente veramente ottimo. Infatti prevedo di molto presto di andare a CAD a ricomprarlo, perché finché ci sono le offerte, perché è veramente veramente ottimo. Idrata bene la pelle, perché ha la pelle, diciamo, secca come la mia, ne ha tutte, infatti c'è scritto anche idratante e elasticizzante, anche questo qui recensito nel video top del mese di marzo, link sotto. Ultimo bagno schiuma finito è questo detergente, è questa ricarica, che è un detergente liquido idratante pH ad auto della Simply. Noi questo qua lo utilizziamo per metterlo nel dotter che teniamo in bagno, appunto per lavarsi le mani. È un classico sapone, costa tipo 1 euro, 1,50 euro, pochissimo, e noi ci riusciamo a riempire ben due dotter, quindi insomma molto molto pratico. Infatti è 1 litro e è molto molto pratico, buono, sì, per lavarsi le mani, ottima profumazione, perché è molto 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 delicato. I prodotti terminati, sempre per il corpo e sempre per il bagno, sono questo balsamo corpo della Phyto Relax, che come sapete io l'ho inserito anche nel video top del 2013, link sotto. Mi piace veramente veramente tanto. È un prodotto che contiene 250 ml di prodotto a un costo di circa 5-6 euro, non di più, ed è veramente ottimo.
Unica pecca che gli posso dare è che ha un odore un po' nauseabondo, cioè nel senso puzza di olio di argan, quindi diciamoci la verità, sono tutti prodotti naturali. Infatti anche Carlisa Dolce nel suo video recensisce questi prodotti molto bene perché diciamo hanno un buon ICI. E niente, non mi dilungo più di tanto perché appunto già ve l'ho recensito nel video top del 2013, quindi niente, mio prodotto preferito in assoluto come olio di argan. Altro prodotto che termino e che getto è questa spugna da bagno. Allora, io voi mi avete visto in un vlog acquistare appunto la nuova spugna da bagno, vi faccio vedere perché. Perché questa si è totalmente, totalmente distrutta. Cioè, è totalmente distrutta. Questa è la spugna da bagno che avevo comprato io all'Avon, che come vedete anche questa parte qua sgrabbante che diciamo è quasi terminata, si sta tutta smontando. Praticamente questa è una spugna molto distrutta e quindi la cestinerò. L'ho messa dentro questo video appunto perché è un prodotto che utilizzo spessissimo. Poi, allora, per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo shampoo volumizzante della Naturals alla profumazione lampone e ibisco. Questa è la mia profumazione preferita. In assoluto è uno shampoo che ha una profumazione veramente ottima. Tra l'altro, come sapete, io ho anche lo spray per il corpo e per i capelli con questa profumazione perché la stra adoro. Buonissimo, dei prodotti della Naturals di Avon non devo dire niente, hanno un costo abbastanza piccolino e la qualità è veramente ottima, soprattutto le profumazioni che rimangono tantissimo sul corpo. Altro prodotto terminato per i capelli è questa maschera per i capelli qua della Planet Spa al burro di karité. Allora, una profumazione ottima, a chi piace il burro di karité, la profumazione è veramente ottima, districa bene i capelli, però diciamo la verità, vi dico proprio la verità, tra le due preferisco quella all'olio d'oliva del Mediterraneo, perché secondo me nutre un pochino di più i capelli, però quello lì poi dipende appunto dal tipo di capello, perché in questo periodo ho avuto i capelli veramente veramente secchi. Comunque io questa qua l'ho utilizzata per farmi un impacco, praticamente ci ho messo dentro la maschera questa, miele, l'olio quello dei provenzali di mandorle dolci che è bio e yogurt, me la sono messa in testa tutta la notte, la mattina mi sono lavata, avevo dei capelli stupendi, anzi è andato via anche diciamo il secco dei capelli, quindi i prodotti della Planet Spa non mi deludono mai, stra consigliati. Ultimo prodotto per capelli che ho terminato è il mio classico olio di argan del Marocco, che come sapete io lo adoro, ne finisco tipo un boccettino il mese quasi, perché tutte le volte che mi lavo la testa pompo e me lo applico su tutte le lunghezze, anche sulla cute perché io non ho la cute grassa, quindi praticamente non mi crea problemi di ingrassamento. Unico consiglio che vi do, questo è sempre utilizzarlo a capelli bagnati e mai a capelli asciutti. Passiamo adesso ai prodottini random e poi ho finito, ho terminato questo dentifricio qua della Mentadent, questo è il microgranuli, che è il classico dentifricio che mi vedete tutti i mesi, non mi dilungo più di tanto perché comunque a me mi piace. Poi ho terminato questo solvente qua della Diva, solvente per unghie, profumato oleoso, rinforzante e lucidante. Non ve lo so dire molto perché io non lo utilizzo sulle unghie delle mani, ma lo utilizzo sulle unghie dei piedi, quindi era tantissimo che ce l'avevo e adesso sto iniziando a risistemare i miei piedini in preparazione dell'estate. Quindi diciamo sto andando a rimettere lo smalto, creme, scrub e quant'altro. Ho poi terminato questa ogella mucchina qua della Secura. Secura Medical, che è praticamente un gel antibatterico che io tenevo in borsa, ma che porca, sono stata costretta a cestinarlo perché come vedete mi si è rotto e mi ha sporcato praticamente tutta la borsa. Poi altri prodottini terminati sono queste due bustine, sono due praticamente abbronzanti della linea Australian Gold, sono distrutte perché le tenevo in borsa appunto per abbronzarmi, perché come vi ho detto ho iniziato a fare le lampade, quindi sto andando a utilizzare queste bustine che avevo comprato a settembre-ottobre dall'estetista a saldo e mi stanno veramente piacendo molto. Cioè sono prodotti dell'Australian Gold, benché cari, sono ottimi. Poi altri prodotti terminati sono prodotti per la depilazione, ho terminato questo sacchettino di lamette Bic, io utilizzo queste qui, Bilama 2, eccole qua, e poi ho terminato due salviettine, queste qua della Vette, utilizzate appunto quando mi sono fatta la cera con l'Easy Wok della Vette. Per finire, ultimi due prodottini terminati e poi veramente ho finito.
sono il mio classico tè verde di comprato al Naturhaus, ma questo diciamo non è tè verde, ma questo era quello al carciofo, che è veramente molto 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 buono. A me piace molto, un po' amarognolo, se non mi facciano i vostri amarognoli, però veramente ottimo e veramente valido. Ultimo prodotto terminato è questo deodorante qui per ambiente che utilizzo nel Bell Week, come vedete è totalmente terminato, e nella profumazione arancio e vaniglia. Mi è piaciuto, è piaciuto. Io questi qui le pago tipo 1 euro, 1,50 euro dai cinesi, quindi insomma piccolo prezzo per profumare appunto l'ambiente. Allora ragazze, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, un bacione e iscrivetevi se vi va, ciao!